Vizzo, aspetto un bimbo con Alessandro. Io ho 29 anni e lavoro in maglieria. Ad agosto diventerò il padre del ragazzo del filmato, del video. Quanti chili hai preso, Nani? Tutto? Aspetta che parliamo. Non è vero. Parliamone un po', dai. Digli dov'eri lunedì e venerdì. A fare un aperitivo grande come una... Non è vero! Allora, lunedì ho bevuto degli analcolici. Hai mangiato un melone? No, in realtà non si può. Qua? Non era mezzanotte, erano le 11. Si può mangiare il melone? No, si può mangiare, però se uno ha già fatto il suo pasto, a mezzanotte magari dorme. Una ciocca. Allora, per essere precisi, questa è la linea del 50° percentile, cioè vuol dire la via di mezzo. È sopra. Il peso più basso e il peso più alto. Lui è un po' sopra. Bestia. Mangiamo bene, ci nutriamo decentemente. Si fa lui, non te. E lui mangia attraverso me. Se tengo tipo la pipì, perché io la notte non ho lo stimolo di alzarmi, cioè non hai la voglia di alzarti, no, no, no. Sveglio, dopo ti brucia. No, mi fa male tutto qua. Non va bene. Devo farla. Più sempre. Dentro lasso, poi 40 minuti. Cosa vuol dire? Che scende tutto. Cosa scende? Tutto. Ma lui. Ma fatevi venire la sindrome del bambino di Swarovski, Chi? Ma lui. Devo dire la sindrome. Che si possono toccare i bambini, sia dentro la pancia che fuori. Sì, capì, ma erano per un piantaglio. Questo te lo leggi a casa, perché è molto importante. Va bene, ti fa cosa ridere? Pochi aperitivi, alcol zero. Questa mattina abbiamo visto Eden, accompagnata dal suo compagno che si chiama Alessandro. È una gravida alla 23ª settimana. E abbiamo fatto uno dei controlli gravidanza, quelli che si fanno ogni circa 4-5 settimane. Quindi durante il controllo gravidanza ho controllato gli esami che avevo precedentemente prescritto al controllo precedente, che vanno tutti bene. Elena è molto brava, si alimenta bene, riesce a rimanere abbastanza ligia a tutto ciò che riguarda gli buoni stili di vita in gravidanza. E abbiamo controllato la distanza della sinfisi fondo per vedere che l'accrescimento fetale sia corretto e in asse con la curva di crescita. Ellen è una di quelle gravide che ha già passato la toxoplasmosi, quindi non dovrà fare un controllo di routine tutti i mesi. Inoltre abbiamo ascoltato il battito cardiaco fetale e sia riferito da lei che visualizzato, perché è davvero palpabile, e abbiamo segnalato la presenza di movimenti attivi fetali molto frequenti e quindi di benessere fetale. Inoltre abbiamo sottoposto Ellen allo screening contro la violenza. È un progetto che è nato quest'anno e che prevede in diversi momenti della gravidanza, quindi un'introduzione ostetrica senza la proposta delle domande al primo colloquio, quando si apre la cartella. Poi verrà sottoposto il questionario alla paziente quando va dal medico al primo controllo, e poi in momenti successivi la paziente dovrebbe leggere in tranquillità e senza la presenza del marito, motivo per cui l'ho invitato ad accomodarsi fuori, e noi ci limitiamo a segnalare a lei, cioè a segnalare in cartella la presenza eventuale di una risposta sì a queste 6 importanti domande che riguardano essenzialmente la sua situazione a casa e l'eventuale difficoltà nei rapporti con il marito e quindi la possibilità di subire violenza di qualsiasi genere, psicologica, fisica, di qualsiasi genere. Questo è il mio risultato. Il risultato del tampone, che dopo non ce l'avamo viste, che ha
fatto effetto la tua terapia, sì, quindi siamo a posto. Sì. Confermo. Cioè tutto quello che c'era, non ne sai tu. Ma io, no, io lo vedo, non ti preoccupare. Io bevo. No, qui bevi poca acqua. Confermo. 2 litri non li bevi al giorno, Ellen. Non ti incazzate, no, perché si vede. Ieri sera cosa hai bevuto? Non ti incazzate. Ho bevuto l'acqua. Vabbè, c'è il peso specifico un po' alto, quindi bisogna che tu bevi acqua almeno 2 litri al giorno. Ci muove questo bimbo? Minchia. Quanto si muove? Quando? Alla sera. A sera tantissimo, quando vado in macchina, quando accendo la musica. Se, che musica? Se... Techno. Tutte e due, tutte e due. Allora, abbiamo un bel bimbo nella pancia, ma un po' si sentiva anche dalle manovre di Leopold. Di? Quelle manovre che l'ho fatto prima. Ah, ok. Perché sei proprio dentro alla curva massima. È rassicurante questa cosa. Molto rassicurante. Ma io ho una domanda. Cresce benissimo. Cioè, nel senso che il bambino cresce molto bene. Vuol dire che la tua placenta funziona perfettamente. Perfetto. E io sarei molto più in ansia se il tuo bimbo fosse più piccolo rispetto a questa riga. Ok. Oggi abbiamo rivisto Ellen in uno dei controlli che facciamo. La rivedo sempre con una cadenza circa di 4-5 settimane, un controllo rispetto all'altro. E abbiamo rivalutato, come facciamo sempre ad ogni controllo, il suo rischio mediante la lettura degli esami, che sono regolari. Ho solo detto di bere un po' di più, che magari può fare qualcosa di meglio. E abbiamo valutato la sua pancia, quindi l'ho manipolata con le manovre di Leopold, cercando di capire in che posizione è il feto e quanto feto c'è in questa pancia. E ho misurato la pancia, quindi il metodo della fondosinfisi, e ho riportato sul grafico la misurazione, che è assolutamente regolare. E poi abbiamo auscultato il battito fetale, che anche quello è assolutamente regolare. Ellen mi ha riferito che i movimenti attivi fetali sono presenti, sono costanti, li ho anche sentito io palpando la pancia, ce ne sono tanti, questo bimbo si muove quindi sta molto bene. Abbiamo provato la pressione, il peso, e anche quelli sono più che regolari. Direi che è una gravidanza fisiologica, in quanto tale il rischio rimane basso, e ho programmato un prossimo appuntamento fra circa 5 settimane, programmando anche i relativi esami della 28ª settimana come da protocollo ministeriale. Ieri sera ho avuto l'illuminazione che, insomma, dato l'addio al calcio di Francesco Totti, per me era doveroso fare un tributo al capitano. Ma non abbiamo detto che si chiama Francesco? Io glielo ho proposto. Ho detto, ma come il cupone, sono quelle cose che ti accadono che non lo fai apposta. Dici, non è un caso. Non è un caso. Allora, però mi dice, guarda, che sesso ha questo bambino, che non me lo volete mai dire. Cioè, ormai sono 10 mesi. Beh, che... allora puntiamo in alto, una gravidanza di 12 io parlo, mesi. Io non ho problemi, però io voglio saperlo. Vogliamo saperlo. E a cosa andiamo? Vabbè. Un bel maschio. Assolutamente no, è una femmina. Non lo puoi chiamare Francesco. Sono molto bene. È bellissimo. Ma perché? Ma cosa ho fatto di male? Mi avete distrutto. Peggio di così non potevi iniziare la settimana. Ah, no, ma davvero una femmina? Per me è una femmina. Non so come dire. Papà, non te lo vorrei dire, ma l'hai deciso tu il sesso, sai? Può ricontrollare magari il sasso, perché non lo sa. E contenta tu? Ah, io sì, un sacco. Allora siamo a posto. Lui se ne fa una ragione, non ti preoccupare. Come di tutto. Oddio. Cioè, Totti a confronto ieri sera era felice. Sì, qui poi c'è il discorso, da oggi ho paura.
con un 9,3 di emoglobina io devo modificare la classificazione del rischio, cioè noi classifichiamo la gravidanza in gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio. A seconda di come viene classificata si modifica l'auscultazione del battito cardiaco fetale in travaglio di parto. Sì. Quindi io ti devo mettere un bollino giallo. Questo significa che durante il travaglio bisogna fare un tracciato in continua, cioè controllare un po' il liquido amniotico, i movimenti della tua bambina, che si chiamerà? Azzurra. Bello, Azzurra. Sì. Bellissimo. Allora, io ti devo mettere qui gravidanza fisiologica? No, per il motivo che ti ho spiegato prima. Ma perché abbiamo fatto gli esami 2 giorni dopo il matrimonio, quindi magari è stata un po' spossata. E ti sei anemizzata con il matrimonio? Cioè, ti avevi già succhiato il sangue, non lo so io. Donazione del cordone ombelicale, sì. Ne avevi sentito parlare, sei interessata? Sì, lo facciamo, siamo interessati a farlo. Sì. Sai che con la donazione intanto non ci sono controindicazioni né per te né per la tua bambina, sì, sì. E questo sangue che è ricco di cellule staminali, che è contenuto all'interno del cordone ombelicale, all'interno della placenta, può essere utilizzato per bambini che hanno delle malattie gravi del midollo. Sì, sì, sì. Sul sì. Foglio che il papà è interessato a tagliare il cordone ombelicale della sua bimba, se non svieni prima, se non certo. Prima, sì. Vabbè, se non svieni, secondo me lo fa l'ostetrica, sai? Certo. L'ultima domanda, invece, è il consenso all'immagine fotografica. Perché noi, ripeto, solo noi qui a Mirandola, facciamo il diploma della nascita. Che abbiamo iniziato a fare quando abbiamo riaperto dopo il terremoto. Diploma della nascita. Quindi quando nascerà Azzurra, qua metteremo tutti i suoi dati, sì. L'ora della nascita, il peso, i grammi, la lunghezza. Qui metteremo l'impronta del suo piedino. Bello. E qui metteremo la foto che potrete fare tutti e tre insieme e poi ve la daremo a voi come ricordo. Ma sono molto benissimo, sì. Quindi da me vengono tutte le coppie che poi dopo decideranno di partorire qui a Mirandola e quindi sarà una presa in carico nei loro confronti e dove verrà un pochettino fatto un riassunto in questa giornata del tutto il decorso della loro gravidanza. E da oggi in poi noi li prendiamo in carico e li accompagneremo fino alla nascita, quindi in questa giornata faremo diverse cose, esami, controlli e poi programmeremo i controlli successivi fino al termine della gravidanza per poi dopo essere presi in carico direttamente dal reparto. Oh no! Di più caro! No, no! Come riprendi tu? No! Puoi scendere, abbiamo già visto. Questa è una cosa importante, sì, perché sì. Che vada giù il ferro, cioè un po' al terzo trimestre ce lo aspettiamo. Quello che non deve succedere è che si associino dei sintomi. No. Cioè. Però non hai seguito i consigli alimentari. No. Però Alessandro il kiwi non lo stai mangiando a tutti i pasti. Tu in tre parole, nulla di ciò che ti ho detto. Esatto. La cosa che ci interessa sapere è il tampone, perché l'esito del tampone va a incidere sui tempi tuoi di arrivo in ospedale. Se il tampone è negativo e non ci sono particolari problematiche, perdite di sangue, robe particolari, ma semplicemente senti che comincia l'attività contrattile in maniera importante, puoi tranquillamente stare a casa e cominciare a usare qualche strumento per la gestione del dolore. Ma a casa tua, dove sì. Hai il tuo habitat, sì. Il tuo ambiente, il tuo bagno, puoi fare le tue cose, puoi andare in doccia, eccetera, eccetera. Stessa cosa se ti si rompono le membrane, se vedi scendere del liquido. È ovvio, se ho un sacco rotto, non sto lì una vita e non lascio passare troppe, tante ore. No. E che travaglio vorrei? Supernature. Supernature, se possibile in acqua, mi piacerebbe. Chi entrerà con te in sala travaglio? Alessandro. A volte può essere molto provante anche per il papà un travaglio, perché lei lo sta vivendo fisicamente, ma tu vedi lei che vive una cosa forte e che magari ad un certo punto senti proprio la necessità di staccare un attimo, ossigenare la testa.
Quindi già dal travaglio farlo in acqua. Sì, se è possibile, sì. Più che bloccarsi le contrazioni, diciamo che il parto in acqua, il travaglio in acqua, è una cosa che secondo me va sperimentata al momento. Esatto. Cioè, spesso le donne hanno un'aspettativa sull'utilizzo dell'acqua che poi quando sei lì in quel momento potrebbe non essere esattamente la cosa che desideri. Sì, sì, sì. L'acqua ha un potere antalgico fortissimo, è uno degli strumenti più frequentemente utilizzati perché è anche uno dei più efficaci. Tu tranquilla, se desideri l'acqua, se pensi che quello possa essere un buon momento e che l'acqua ti darebbe sollievo, la chiedi, eh? Poi se non è il momento giusto o potrebbe crearti delle problematiche sulla dinamica, sono l'ostetrica a valutarlo, a dirtelo. Punto. Poi per qualsiasi problematica noi abbiamo un ambulatorio attivo tutte le mattine, con linea telefonica ci puoi contattare, solitamente rispondo io a questo cellulare qua. Prima di mollarci, no, certo. Se hai una qualsiasi difficoltà, magari il tuo allattamento sarà perfetto, Ellen, però se hai una qualsiasi difficoltà, magari ne parliamo. Sì, sì. Era davvero lì dentro? Questa è la prima cosa che pensi. Come fa a stare lì dentro una cosa del genere? Cioè, non me ne capacito, è troppo strano. Una volta che la vedi ti si scarica tutto. Cioè, descriverla non riesci, perché comunque lo devi provare. Però 5-6 ore di sofferenza, quando la vedi ti passa tutto. Siamo entrati alle 2. Alle 2.40 si sono rotte le acque. Alle 4.45 lei è fuori. E più che altro abbiamo fatto tutto in acqua, a parte l'espulsione che la mamma non ce la faceva proprio. Cioè, dopo abbiamo un po' sofferto perché abbiamo respirato un po' di liquido e vabbè, che si chiama azzurra, ma ieri era blu, di colore blu, aveva le manine blu, i piedini blu, perché avevamo molto freddo. Dopo ci hanno tenuto in incubatrice dalle 5:30 alle 9:30 del mattino, e poi dopo ce l'hanno ridata, quindi purtroppo ci è mancato il contatto per la pelle, ma rimediamo in fretta perché sì, abbiamo dormito tutta notte fianco a fianco, quindi. E poi dopo tetta subito, è brava, sulla forza al momento giusto, è stato... Ma è stato molto confortante. Sì, sì. Sì, anche perché io raramente mi fido degli altri, poi in una situazione del genere non ero molto, però no, è riuscita comunque a trattarci proprio. Sì, come se fossimo a casa, poi c'era molto silenzio, le luci soffuse, e c'era un clima che ti metteva a tuo agio, quindi. Allora, io sono la mamma del papà, e quindi sono la nonna della piccola azzurra. E niente, emozioni, io sono incredula ancora, ci ho messo 9 mesi per entrare nell'ordine delle idee che diventerò nonna, e adesso che la vedo veramente è un miracolo, e sono molto contenta, e non pensavo fosse una gioia così diventare nonni. Allora, la mamma rimane ricoverata qua con noi 48 ore perché ha avuto un parto spontaneo, nel caso di cesareo un giorno in più, viene controllato il benessere della mamma e del bambino, per la mamma guardiamo la pancia, l'utero si ritorna piccolino come era prima, le perdite che non siano eccessive se vanno bene, se ha dei punti controlliamo che l'andamento dei punti della sutura vada bene in questi giorni, poi se tutto va bene la mamma viene 48 ore dal parto e può tornare a casa. Per qualsiasi necessità, per qualsiasi bisogno, la mamma può o ritornare direttamente al reparto o chiamarci, lasciamo un volantino, una brochure con tutti i nostri recapiti, oppure può farlo, può contattarci telefonicamente, e altrimenti viene riagganciata al consultorio che farà la sua visita di controllo dopo circa un mese e 40 giorni dal parto. Una nuova famiglia che non ha mai avuto un bimbo da gestire, magari un po' più spaventata, se riesce a capire se mangia bene, se sta bene, il motivo per cui piange, soprattutto all'inizio un bimbo l'unica espressione che ha è il pianto, per cui la mamma deve un po' capire se è un pianto, magari per
un pannolino sporco, un pianto perché ha voglia di stare, di fare una coccola, oppure ha voglia di mangiare, un po' quello. Però diciamo che in queste 48 ore, essendo un reparto piccolo, abbiamo più confidenza con le mamme, abbiamo più tempo da spendere anche in stanza con loro. Ovviamente, perché ognuno ha le sue caratteristiche, ecco, sia come compagno che come papà. Ma molti hanno voglia anche di spendersi, imparare a provare a fare il bagnetto piuttosto che cambiare il pannolino. Per me insomma l'importante è che siano di supporto, di sostegno, che coccoli la mamma che ha già fatto abbastanza fatica durante il travaglio, e insomma che l'aiutino anche a riposare. Magari anche noi diciamo spesso ai parenti di non venire tanti, proprio per lasciargli tempo, quelle ore in cui i bimbi non sono attaccati al seno, perché i primi giorni richiedono davvero tanto tempo al seno, che possa riposare. Quindi magari se lo può coccolare anche il papà, non è mica detto che se non ha fame che se lo debba coccolare soltanto la mamma, ecco, che siano un po' di supporto. Il percorso nascita è il percorso che prevede una presa in carico da parte dei servizi sanitari durante la gravidanza fino all'espletamento del parto e all'assistenza non solo più alla mamma ma anche al nascituro. Come si articola questo percorso? Allora, nasce, come dicevamo, da una presa in carico, quindi alla scoperta dello stato di gravidanza, dopo aver eseguito un test di gravidanza, la paziente può liberamente presentarsi presso lo sportello del consultorio del proprio comune di residenza. A quel punto troverà un'ostetrica che la accoglie in segreteria e che le fissa un appuntamento per l'apertura della cartella della presa in carico, appunto, attraverso il primo colloquio di gravidanza. È un colloquio importante durante il quale vengono fornite tantissime informazioni che riguardano sia la parte clinica assistenziale della gravidanza stessa, quindi lo stile che viene adottato per ciò che riguarda l'assistenza alla gravidanza, fisiologico-patologica che essa sia, e vengono anche fissati tutta una serie di primi appuntamenti che riguardano gli esami che vengono eseguiti in gravidanza al primo trimestre, la prima ecografia o eventuali test di screening e l'appuntamento con il ginecologo, che farà poi in seguito a quello che viene fatto dall'ostetrica una validazione del livello di rischio di questa gravidanza, poiché per ogni paziente è necessario mettere in atto un sistema assistenziale che preveda tutto ciò che serve a quella paziente, e le gravidanze non sono tutte uguali, quindi per evitare di fare degli esami inutili e incorrere un po' in questa bulimia assistenziale è necessario che venga personificato. E quindi per ogni mamma poi si seguirà un criterio differente, un percorso differente, personalizzato sulla sua gravidanza. È stato un percorso molto stimolante, e come spesso succede in consultorio, ma nella fattispecie della loro storia, è stato un percorso di scambio, perché siamo cresciuti tutti insieme. È cresciuta Azzurra nella pancia, sono cresciuti Ellen e Alessandro come genitori, sono diventati genitori ma hanno camminato in questo percorso per diventarlo, ed è stata una gravidanza assolutamente fisiologica, quindi non, alla valutazione del rischio passo dopo passo abbiamo sempre riscontrato uno stato di salute ottimale sia per Ellen che per Azzurra, e davvero abbiamo creato un legame importante, ma che è un legame sicuramente di assistenza clinica, ma un legame anche che riguarda tutta la parte emozionale di questo evento. Quindi credo che sia bello e importante poter esprimere anche agli operatori sanitari quella che è l'emozione di aspettare un bambino, e che ovviamente l'emozione stessa si rinnova e cambia, no? Passo dopo passo, perché sono diverse a seconda del trimestre di gravidanza, a seconda degli esami che si vanno ad affrontare, a seconda della prontezza o no agli eventi che stanno per arrivare, come ad esempio il parto. Quindi la bellezza di questa gravidanza l'ho vissuta e l'ho percepita proprio in questo, cioè nello scambiarci in senso bidirezionale la possibilità di vivere queste emozioni.